Diario di una cicciona per bene, lo sgarro. Allora, con calma. Questa parola è una parola che io non sopporto. Però facciamo un passo indietro. Anzi, due o tre. Che è meglio, è così, due o tre è meglio. Io decido di mettermi a dieta. E decido di mettermi a dieta perché faccio schifo, perché sono brutta, perché se nella mia scuola non sei abbastanza magra sei sbagliata, perché le mie amiche sono tutte magre, io no, perché se mi guardo allo specchio sono terribile, perché fondamentalmente mi detesto a morte, o tipo quasi, ecco, il discorso verte proprio verso questa direzione, quindi c'è una totale non accettazione di sé, quindi mi devo mettere a dieta perché non vado bene. Ecco, a mio parere questo è il modo peggiore di cominciare, ma io credo che tante di noi abbiano cominciato esattamente in questo modo. Mi metto a dieta perché non mi piaccio, perché faccio schifo, perché mi odio. Cominciamo questa dieta, la dieta alle famose 3 settimane, che è un'altra puntata, ce la per bene. A un certo punto io ho bisogno di sgarrare. Ho bisogno cioè di sbagliare, quindi io sono consapevole che sto per sbagliare, sono consapevole che voglio commettere un errore. Con calma. Se tu sei consapevole di commettere un errore, perché commetti errore? Questo mi sono chiesta. Se tu sai che è un errore, cioè tu lo sai che stai sbagliando, perché devi sbagliare? Cioè fermati, fermati in tempo, lo sai che non va bene. Eh sì, perché io ho bisogno di sgarrare, perché io ho fame, perché io ho visto quella cosa e la volevo, perché sono nervosa, perché la mia fame è nervosa quindi è giustificata, perché sono stressata e quindi non è periodo di fare dieta. E secondo questo principio nessuno mai sarebbe in grado di fare una dieta. Beh, mille cose, quindi tu sbagli, perché sgarrare significa sbagliare, tu sbagli, sei consapevole di farlo, lo fai con la consapevolezza che l'errore ti porterà delle ripercussioni. Ora, oggettivamente queste ripercussioni influiscono sulla bilancia, ma non influiscono sulla bilancia, perché in certi momenti il problema non è la bilancia che aumenta il numero, è il fatto che io sono consapevole di aver sbagliato e quindi sono consapevole a cosa compiuta di aver fallito e di essermi tradita. Ora, parlando del fallimento, e quindi ne abbiamo parlato del fallimento, e quindi della consapevolezza che io ho sbagliato, facendolo sgarro, io mi devo porre di fronte a una questione. Se io lo so perché lo faccio, se io so di sbagliare perché persevero nell'errore, se io so tutto questo, vuol dire che c'è qualcosa, c'è un inghippo che noi dobbiamo risolvere. Allora io qua metto punto, ritorno ai 3 passi indietro. Perché mi metto a dieta? Perché faccio schifo? Perché mi odio? Perché non posso guardare? Perché se nella mia scuola, nella mia università, nel mio gruppo di amici non sei magra, non sei nessuno, sei sbagliata? E questo io ti confermo che vedi dove è il problema. Se tu ti odi, non ce la puoi fare. E ne sono di questo sicura. Questa è una cosa che io ho vissuto sulla mia pelle. Se ti odi, no. La dieta. Così come fare certe cose e portarle a termine, come il lavoro, è un profondissimo atto di amore che noi facciamo nei nostri riguardi. Bisogna cambiare il punto di vista, è una cosa che io dico continuamente. È amore. Quello che io sto facendo quando sono a dieta non è un sacrificio, è un atto d'amore che io faccio nei miei riguardi. Il non mangiare quello che mangiavo solitamente, il non pormi limiti, il mangiare quello che mi viene prescritto e vedere gli altri che invece fanno quello che io facevo fino a poco tempo fa, non è sacrificio, non è un dramma. Io mi voglio talmente tanto bene da riuscire ad amarmi al 100%, sotto tanti punti di vista, anche sotto il punto di vista del cibo. Quindi, adesso prendiamo il concetto di sgarro e applichiamolo a un altro punto di vista. Perché mi voglio mettere a dieta? Perché così non va bene. E allora, io sono quella che sono, io ho diritto di esistere come gli altri. Io mi amo talmente tanto che voglio cambiare la mia vita, mi voglio salvare la vita, quindi io comincio la dieta. E dopo le prime 3 settimane, che statisticamente io lo vedo anche parlando con gli altri o anche dai commenti che lasciate, tante di voi lasciano commenti, queste 3 settimane sono fatidiche. Dopo le prime 3 settimane, che c'è il primo momento calante, ti viene voglia di sgarrare, senti come cambia il punto di vista.
Io lo sto facendo per me stessa, io lo faccio perché mi voglio salvare, io lo faccio perché mi voglio sentire bene, io lo faccio perché voglio stare bene, perché voglio vivere, voglio sopravvivere. Hai qualcosa in mano, sei consapevole che stai per sbagliare, posi quello che hai in mano. Io ti aggiungo pure una cosa. L'ho detto nel blog di domenica scorsa, io ho finito anche il mantenimento. È stato lungo e a volte estenuante. Io invidio, mi mostro serena, io invidio, ti propongo delle soluzioni, ma questo non preclude il fatto che io possa avere delle fragilità, non mi esula dall'avere avuto dei momenti calanti, dei momenti di fragilità, dei momenti in cui volevo mandare tutto quanto a quel paese e cose del genere. Ci siamo capiti, no? Allora, il concetto di sgarro con il tempo tende a cambiare. Il concetto di sgarro per me con il tempo è sparito. Perché? Non è uno sgarro. Ma tu credi che se sei a dieta fai la dieta per filo e per segno, per quello che ti viene detto di fare, fai la tua attività fisica di routine, bevi acqua, fai poin poin, ti depuri. Tu credi che un cioccolatino sconvolga una settimana di dieta? Oggettivamente, noi dobbiamo essere logici, dobbiamo essere tranquilli quando parliamo. Tu credi che un cioccolatino devasti la dieta? Tu credi che un pezzo di pane in più equivalga a uno sgarro? Equivale a uno sgarro, tra virgolette, se tu dici sto fallendo. Ma un cioccolatino non è uno sgarro. Se te lo mangi per ingordigia, per il gusto di mangiarlo, allora lì... Per me non è uno sgarro, per me è dai, fermati, metti a posto delle cose, metti a posto i tasselli, perché lo vuoi mangiare, perché ne hai oggettivamente bisogno, o perché ne hai voglia, o perché devi sgarrare che devi sgarrare. Se sei con gli altri, se sei in una serata e c'è qualche cosa che ti va, ma tu credi che quella qualcosa ti scassa la settimana, no, non te la scassa, allora lì smette di essere sgarro, perché tu poi sai che in questi famosi pasti liberi in cui io non credo, io una cosa, il pasto libero a me mi fa sempre impazzire, la giornata libera, ecco, in questi pasti liberi, se tu entri nella giusta ottica, guarda, veramente svanisce il concetto di sgarro, perché tu sai che l'indomani ti devi comportare in un certo modo, ma te lo indica il medico stesso quando ti dà il pasto libero, no? Tu sai che l'indomani, dopo che hai avuto quello che hai avuto, il tuo pasto libero, o hai un po' esagerato perché sei andato a un matrimonio, perché sei andato a una cena con amici, c'è niente di male, la vivi in modo totalmente diverso. L'indomani, invece di avere il macigno del senso di colpa dello sgarro, non ce l'hai. Allora, quello che io ti voglio dire è che mangiare tanto per mangiare è quello di cui ti devi liberare, che è quello di cui io ho imparato a liberarmi. Le porzioni senza limiti a me fanno soltanto sorridere, i medici che danno le porzioni senza limiti mi fanno soltanto ridere, perché ci dobbiamo svincolare e depurare dal concetto di mangiare senza limiti, dobbiamo imparare a mangiare, dobbiamo imparare a scegliere quello che dobbiamo mangiare. Se fai pace con il cibo, che è quello che io dico sempre. Se cambi il punto di vista e lo sgarro smette di essere sgarro perché io sto condividendo la tavola con altre persone, credimi, non, quello non è sgarro. Io ho cambiato totalmente il mio punto di vista sullo sgarro, perché durante la settimana mangio quello che devo mangiare, ormai è diventata una routine, ormai è diventata abitudine, per molti è fissazione, per molti è ostentazione, quello non me ne frega niente, sinceramente. La mia vita è mia e me la gestisco come meglio reputo opportuno, ma se poi io durante la settimana o il fine settimana mi vedo con gli amici, ma tu credi che io stia lì a contare il chicco? Tu credi che io stia lì a contare il pane? Ci sono gli accorgimenti per l'acqua per i quali io posso stare tranquillamente seduta a tavola, non solo non ingrasso, mi godo una serata alla grande. Inoltre ti voglio dire una cosa, facci caso. Allora, ti propongo due esempi. La scazzatura di quelli potentissimi, proprio la canazza è quando proprio tu non vuoi fare niente. Sei annoiata, sei triste, è successo qualche cosa, ti viene fame e non è una fame oggettiva, è una fame di quelle devo mangiare, punto, che è l'autopunizione. Io in questi anni l'ho definita l'autopunizione, quindi io mi punivo per qualche cosa, X, no, e mangiavo di bella e mi ingozzavo di qualche cosa, quindi mangiare per mangiare, ingrassavo. Ora pensa a quando tu sei a tavola con qualcuno, stai passando una bella serata, un bel pranzo, quello che è,
Ti senti lo stesso senso di pesantezza? Ti senti lo stesso senso di pancia che ti sta scoppiando che vuoi morire? Ti senti lo stesso macigno dello sgarro? No, perché la stai mangiando perché sei in compagnia, la stai mangiando perché ti piace condividere la tavola con qualcun altro. Quindi il concetto cambia. Prova a condividere il cibo con gli altri, prova a imparare a gestire meglio il cibo, prova a guardare quello che è nel piatto, è semplice, guardalo, va bene? È giusto? Ok, andiamo avanti. Non va bene, non è giusto. Ok, fermiamoci, troviamo l'inghippo. Fare per fare non si fa. Fare per fare sei destinato al fallimento. Questo è, me lo sono detta per tanto tempo. E infatti è andata così. Farlo perché gli altri ci reputano sbagliati. Te ne frega a te di quello che ti dicono gli altri. Guarda, fidati, te lo dico. C'è gente, avrà sempre qualche cosa da dire, sai, o troppo grasso o troppo magro. Guarda, fidati, è così. Te ne frega che se nella tua scuola sono tutte magre e tu non lo sei, va bene, ti distingui, appunto. Devi fare perché devi stare bene, non per gli altri, non perché ti fai schifo. Se ti fai schifo non ti ami. Prova ad amarti e ti faccio vedere che il concetto di sgarro, il concetto di tavola, il concetto di piatto, il concetto di porzione cambia. Se cambi il punto di vista sullo sgarro, sgarrare non esisterà più. Io negli ultimi anni non ho sgarrato, ho semplicemente mangiato. Io vorrei che tu scrivessi la tua esperienza tra i commenti e vorrei che se leggi un commento che ti tocca, un commento al quale tu vuoi aggiungere qualche cosa o vuoi dare manforte a qualcuno o pensi di poter aiutare quel qualcuno che si è esposto dicendo la sua, tu lo facessi. Vorrei che non avessimo un rapporto io contro tutti, piuttosto che io che do l'input, probabilmente anche sbagliandomi, ma chi segue questi video dia anche la sua opinione, dia anche la sua esperienza, dia il suo punto di vista e che tra di voi parlaste. La condivisione è molto importante, soprattutto perché certe volte condividendo noi ci svuotiamo e risolviamo buona parte del problema. È come se lo ammettessi. Già al momento in cui lo ammetti puoi avere una visione più fresca e oggettiva della faccenda. E se qualcuno ti vuole dare una mano, fatti aiutare. Esiste ancora la brava gente che vuole aiutare la brava gente. Spero che questo video ti faccia cambiare un po' il concetto di sgarro. Sgarrare probabilmente non esiste. Probabilmente è tutto un grande sgarro. Ci vediamo venerdì prossimo con l'LT Friday. Ciao e che le stelle siano con voi.